Michele, siamo arrivati fino a Marstrand in Svezia per insomma, vedere che vai a vincere il secondo titolo mondiale RC44 consecutivo, l'anno scorso con Ingorla, quest'anno con Ljubomirov e Brunenosek. Sì, è un successo grandissimo, siamo contentissimi tutti. Il segreto di questo successo è molto nel gruppo di persone. Ho spinto tantissimo per avere Flipper e Sitchin in barca con me, che sono quelli che regolano la randa e il fiocco, e la barca veramente è portata sempre al massimo. Con Vladimir siamo riusciti a insegnargli qualche cosina peculiare di questa barca, ha guidato benissimo, avevamo una velocità di bolina impressionante che ha reso la mia vita molto molto facile. Si dice che l'appetito viene mangiando, avevate vinto sotto grande, vincete qui a Marstrand il titolo mondiale, insomma ci fai un pensiero anche al circuito adesso, l'ultima tappa in Omen. Prendiamo una cosa alla volta, questa settimana la prendiamo, siamo contentissimi di questa settimana, adesso non so il punteggio dell'overall, però ci daremo un'occhiata, ma principale cosa è stato far crescere questo team da dove siamo partiti l'anno scorso, esattamente qua a Marstrand un anno fa. Abbiamo finito penultimi o terzultimi con un sacco di cose da imparare e abbiamo fatto tantissima strada da lì in poi, per cui questo è quello di cui dobbiamo essere contenti adesso. Parlare di se stessi è sempre difficile, però insomma ti do io un'imboccata, mi sembra che la tua carriera sia veramente in crescendo, sono diversi anni che sei sulla cresta e nelle ultime stagioni il tuo nome insomma è uno dei più in vista sul panorama internazionale, come ti fa sentire questa cosa? No, io sono contento perché dopo tanti anni di Coppa America sono ritornato nel mondo delle regate. Paradossalmente quando fai tanti anni di Coppa America regati poco. Sono rientrato nel circuito e piano piano sto rimparando a navigare come sapevo fare ai tempi del 470. Per cui, no, personalmente sono molto contento, ho capito il segreto del successo, penso di avere sempre di fianco a te delle persone, le persone giuste, positive, che ti fanno andare veloce la barca e poi il resto viene di conseguenza. Ora vediamo, prendiamo una cosa alla volta. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie, grazie, grazie.